Iniziamo oggi un percorso che in 5 tappe ci porterà fino alla Pasqua. La prima tappa ci vede nel deserto con Gesù. Gesù è stato battezzato nel Giordano da Giovanni e nel ritiro che lo Spirito gli chiede di vivere, Gesù si mette in sintonia col modo di stare al mondo di Dio, molto diverso dal modo in cui stiamo al mondo noi uomini e donne, soprattutto quando intendiamo essere persone di successo, efficaci. Gesù sta al mondo come chi non ha mezzi, non ha ricchezza, sta al mondo come chi non ha il tema della fama, di quello che gli altri pensano di lui, del successo, e sta al mondo come un Dio che sceglie di non avere potere, almeno quel potere che si impone sugli altri. Il modo in cui Dio sta al mondo è servire, dare la vita. E Gesù, un passo dopo l'altro, una partita dopo l'altra con colui che cerca di dividerci da Dio, e gioca la sua partita. Non è solo nel ritiro al deserto, ma per tutto il tempo della sua vita Gesù giocherà questa partita e risceglierà di volta in volta il modo di stare al mondo di Dio. E noi siamo chiamati a seguire Lui, a servire i fratelli più fragili, a seguire il suo modo di servirli. Per questo anche noi agiamo una carità nella Chiesa che sceglie di essere senza ricchezza, senza preoccupazione per quello che gli altri pensano di noi e anche senza un potere che impressiona i poteri di questo mondo. Scegliamo di essere con Gesù poveri, senza preoccupazioni per noi stessi e senza potere, ma perché pensiamo che quel seme di senape, che è l'amore di Dio piantato in questo mondo, porterà frutto, un frutto più duraturo, un frutto che non dura una stagione, ma che rimane nel tempo, così come l'impronta di Gesù è rimasta per tante generazioni fino ad oggi, e noi cerchiamo di lasciarla anche per la generazione che viene.